Evviva! Lunedì pomeriggio alla polisportiva La Combattente in via Tito Speri a Fano è stato inaugurato un nuovo campo, quello del pickleball, lo sport di racchetta del momento nato in America, da pochi anni approdato anche in Italia, nel 2023 riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Italiana Tennis e Paddle, che si sta diffondendo rapidamente, sia per la semplicità delle regole sia per la facilità di gioco. Arriva anche il pickleball, è uno di quegli sport figli del tennis che va molto forte in questo momento in Italia. Il pickleball va molto bene negli Stati Uniti e quindi avere anche un campo a Fano può essere un modo per far passare il tempo libero e in un contesto felice come quello della Combattente, quindi approvo l'idea che hanno avuto i soci e il direttivo della Combattente nell'avanzare questa nuova proposta al posto del calcetto, che ormai da qualche anno va meno di moda, diciamo, rispetto a come era qualche anno fa. Da sempre vicini al mondo delle bocce con atleti e squadre premiate a livello nazionale, La Combattente si è aperta negli ultimi anni anche ad altre attività sportive e ricreative, ad esempio scacchi e biliardo, diventando un luogo sempre più frequentato da persone di tutte le età. Ora con il pickleball portato nelle Marche dall'imprenditore del Bianco, presente all'evento, l'obiettivo è di creare un vero e proprio centro specializzato che nel tempo si potrà sviluppare su più campi, anche coperti. Abbiamo questo campo da calcetto che onestamente non è che lavorasse più di tanto, soprattutto negli ultimi anni. Ho cercato sempre di essere attento a cercare delle novità o qualche cosa di particolare che potesse sorgere. Un giorno, alcuni mesi fa, vidi un campo da pickleball fatto a Marotta. Allora mi incuriosì la cosa, seguì, sono andato a Marotta a vederlo, mi sono informato e ho pensato di trasformare, di cominciare a lavorare, a modificare il nostro campo da calcetto, mettendoci su intanto un campo da pickleball, ma anche con il progetto di metterne altri, perché nello stesso campo potrebbero sorgerne tre di questi campi da pickleball. Prossimamente sui media uscirà un comunicato dove ci sarà un referente per le informazioni, un custode che prenderà l'orario per poter giocare, c'è la possibilità di fare utilizzare le docce e gli spogliatoi, e quindi voglio dire, speriamo che la gente ci venga a trovare. All'evento inaugurale hanno partecipato il sindaco Serfilippi, l'assessore allo sport Santorelli, il consigliere dei 5 Stelle Panaroni e l'ex consigliere Fontana, che dopo il taglio del nastro hanno fatto una partita in doppio sul nuovo campo, tutti d'accordo sulla bella iniziativa. Io ringrazio La Combattente per questo investimento, perché comunque questa è una disciplina innovativa che sta prendendo molto piede in città, in Italia e non solo, quindi faccio i complimenti a tutti i soci per questo investimento, che riqualificano un campo di calcio a 5 che era oramai vetusto e che invece con questo nuovo investimento riprende vita. I responsabili della polisportiva, che considerano lo sport uno strumento indispensabile di integrazione e di socialità, capace di dare un'alternativa valida di crescita soprattutto ai giovani, sono entusiasti di aver dato vita a questo nuovo progetto, con il quale si propongono di essere una realtà sempre più a servizio del territorio e di un'intera comunità, e per l'occasione hanno offerto una cocomerata aperta a tutti. Per lezioni di pickleball, prenotazioni del campo o altre informazioni, chiamare il numero che vedete in sovraimpressione.